Con il trionfo di It Takes Two si è conclusa la cerimonia dei The Game Awards 2021, un evento scoppiettante, densissimo di annunci e caratterizzato da un ritmo piuttosto sostenuto. Vi riassumiamo nel nostro video tutti i giochi presentati, ma prima vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Si inizia alla grandissima con il gameplay reveal di Hellblade 2, la nuova creatura di Ninja Theory che si è mostrata sotto i riflettori con un comparto tecnico a dir poco impressionante. La clip inframmezzava momenti interattivi ad altri più fortemente scriptati, per una messa in scena e un sound design davvero incredibili. Altra grande sorpresa della serata è Star Wars Eclipse, la nuova opera ambientata nell'universo di Guerre Stellari realizzata niente meno che da Quantic Dream, già autore di avventure grafiche come Detroit Become Human e Heavy Rain. Il progetto ci porterà in una regione inesplorata dell'Orlo Esterno durante l'era dell'Alta Repubblica e proporrà una narrazione profondamente ramificata, con tantissime scelte da compiere. Oltre ad un rapido focus sull'MMO Lost Ark, a colpirci profondamente sono due titoli nuovi di zecca. Da una parte il gioco di Wonder Woman realizzato da Monolith e presentato con un rapidissimo trailer, e dall'altra il trailer di Alan Wake 2, il secondo capitolo della serie Remedy pronto ad abbracciare le dinamiche tipiche di un survival horror. È poi la volta di alcune rassicuranti conferme. Horizon Forbidden West si è mostrato con un video pensato per sottolineare le bellezze del mondo di gioco, mentre Final Fantasy VII Remake Intergrade si prepara ad approdare anche su PC via Epic Games Store. Dopo la parentesi con protagonista l'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2, giunge il momento per un'altra piccola sorpresa. Stiamo parlando di Slitherhead, concepito dai ragazzi di Bokeh Game Studio. In cabina di regia c'è addirittura Keiichiro Toyama, padre di quella leggenda dell'horror che risponde al nome di Silent Hill. Il filmato ci offre un cospicuo assaggio delle atmosfere, delle ambientazioni e dei mostri che popoleranno questa bizzarra avventura dell'orrore. Accanto a un breve teaser di Gollum, l'avventura stealth ambientata nel mondo del Signore degli Anelli, troviamo Nightingale, un survival game che alterna fasi nelle quali i giocatori si ritrovano a costruire e gestire una base tramite meccaniche di crafting a momenti in cui sono costretti a combattere mostruose creature. Il gioco, che mescola ambientazione vittoriana al fantasy, potrà essere giocato in single player oppure online, ed è in arrivo esclusivamente su PC. È ricomparso poi sulle scene anche Somerville, un'esperienza narrativa che richiama alla memoria le avventure in stile Limbo e Inside. Il progetto ci calerà nei panni di un sopravvissuto ad un'invasione aliena su vasta scala. Al timone del gioco c'è Dino Patti, già cofondatore di Playdead, gli autori appunto dei summenzionati Limbo e Inside. Anche il brillante Cuphead non ha rinunciato alle luci dei TGA 2021 e si è posto sotto i riflettori con il delizioso trailer del DLC The Delicious Last Course, che si appresta a giungere nelle nostre librerie il 30 giugno 2022. Un altro annuncio di un certo peso è Sonic Frontiers. Come spiega Sega nella descrizione ufficiale, questo nuovo capitolo consentirà di accelerare verso nuove vette e provare il brivido dell'alta velocità e della libertà in zone aperte. Dovremo dunque affrontare potenti nemici mentre sfrecciamo attraverso le isole Starfall. Le informazioni condivise dal publisher nipponico sembrano chiaramente suggerire che Sonic Frontiers conterrà zone da esplorare più ampie rispetto al passato, ma aspettiamo un video di gameplay per poterci esprimere in maniera più approfondita. Dalle atmosfere cupe e violente di Warhammer Vermintide Warrior Priest si passa poi a quelle lievi e fiabesche di Chia, un'avventura open world in cui la giovane protagonista può solcare l'oceano con la sua barca e raggiungere le isole di un arcipelago ricco di misteri da scoprire. Tra un viaggio e l'altro, la nostra coraggiosa alter ego può attivare eventi speciali suonando l'ukulele e interagire con gli abitanti per sbloccare nuove attività. Finalmente ha fatto il suo debutto anche il gameplay di Suicide Squad, la nuova esperienza supereroistica di Rocksteady, autori di Batman Arkham, che promette una gran dose di dinamismo, umorismo, violenza e follia. Forte del motore grafico Luminous Engine, Forspoken si è ritagliato un breve spazio sul palcoscenico, mostrandoci le bellezze del mondo di Atia e l'agilità della protagonista Frey. Il gioco arriverà su PlayStation 5 e su PC il prossimo 24 maggio 2022. Il già ricchissimo universo di Warhammer 40.000 si espande poi con Space Marine 2. Il franchise ritorna sulle scene con un'esperienza spettacolare e ricca di azione, attesa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X ed S, senza però al momento una data di lancio precisa.
Il palco dei TGA 2021 ha dato risalto anche a Saints Row, il reboot della ben nota saga di stampo open world all'insegna del caos e della scanzonatezza. Azione senza sosta e ampia libertà di personalizzazione sono alcuni degli ingredienti che compongono l'essenza ludica e contenutistica del nuovo Saints Row, in uscita il 23 agosto 2022. Oltre a Dune Spice Wars, uno strategico ambientato nell'enorme universo fantascientifico dello scrittore Frank Herbert, e a Tiny Tina's Wonderlands, coloratissimo spin-off della serie Borderlands, ha fatto il suo ingresso sul palco anche Steel Rising, un action dagli autori di Greedfall. Il gioco farà leva sullo stratagemma letterario dell'Ucronia per raccontare una versione parallela in chiave steampunk della Rivoluzione francese. Non possiamo ancora esprimerci sulle meccaniche ludiche, ma lo stile non gli manca di certo. Dopo il trailer dello shooter Metal Hellsinger, che mescola la frenesia di un FPS con quella di un rhythm game, la nostra attenzione si è concentrata su Star Trek Resurgence. Questa avventura grafica è firmata da Dramatic Labs, studio composto da vari ex membri di Telltale Games. Il titolo è descritto come una storia originale ambientata in un periodo successivo alla serie TV Star Trek The Next Generation e con due diversi protagonisti giocabili, l'ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz. I due dovranno svelare la verità su un sinistro mistero che coinvolge due diverse razze aliene sull'orlo della guerra e saranno quindi costretti a prendere difficili decisioni che plasmeranno l'evolversi degli eventi. Se escludiamo la parentesi dedicata a Rumbleverse, un brawler royale per 40 giocatori pubblicato da Epic Games, a mantenere alta la qualità dello show ci ha pensato a Plague Tale Requiem, sequel di quella Plague Tale Innocence che 2 anni fa ha saputo rivelarsi un'avventura decisamente sorprendente. Il filmato ci offre un grosso assaggio del gameplay del gioco, che vedrà ancora una volta Amicia e Hugo nel ruolo di protagonisti. Il trailer in computer grafica di Dying Light 2 lascia poi presto i riflettori al gameplay della campagna in singolo dello shooter Crossfire X, realizzata con la collaborazione di Remedy, che mette in mostra una grande dose di spettacolarità. Rimaniamo in tema di sparatutto con GTFO, il survival multiplayer a tinte horror che finalmente esce dalla sua lunghissima fase ad accesso anticipato e giunge alla sua versione definitiva. Gli ultimi 3 annunci chiudono infine con un certo clamore questa ricchissima edizione. Da una parte troviamo il trailer della storia di Elden Ring che ci dà un'infarinatura generale della mitologia dell'Interregno e dall'altra fa il suo esordio il gameplay di Ark Raiders, uno sparatutto in terza persona con focus sulla componente co-op che verrà distribuito gratuitamente sul mercato. Come possiamo vedere nel filmato, il pianeta Terra è stato invaso dagli Ark, una minaccia robotica che proviene dallo spazio e che sta mettendo a rischio la razza umana. Entriamo così in gioco noi, uno dei membri dei Raiders, un gruppo di fuorilegge che oppone resistenza al pericoloso nemico che ormai ha il controllo del pianeta. Prima dell'annuncio del vincitore del gioco dell'anno, Keanu Reeves sul palco dei TGA introduce la demo interattiva The Matrix Awakens, un'esperienza in Unreal Engine 5 che dà prova di traguardi tecnici sensazionali. Si conclude qui il nostro riassunto di tutti gli annunci dei TGA 2021. Qual è stato il vostro preferito? L'evento vi ha convinto? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.